Siamo a fine partita in compagnia di Barbarossa, il portiere del... Barbarossa, ragazzi, del... è basta! Ha fatto una partita impressionante, tre miracoli assurdi. Il cosa, cuore, Matteo! Niente, sono contentissimo, ci tenevamo tantissimo. Ci tenevamo tantissimo, non abbiamo mai giocato insieme. È la prima volta che usciamo, facciamo grande un'esterna Matteo. Così. È stata sofferta, ma ce l'abbiamo fatto, contentissimo. Ti faccio ancora una domanda prima di lasciarti. Cosa ti aspetti da questo punto nell'intero girone? Perché, voglio dire, eravate entrati come outsider, il vostro rappresentante di istituto ci aveva detto che avevate avuto difficoltà a mettersi una squadra, poi invece avete sul campo dimostrato del vabbè, altro. Lo so, però noi ci mettiamo tanto cuore, ma affrontiamo una partita per volta, non e facciamo pronostici. E sullo striscione più bello della sera, top a player, tu cosa hai da dire? Beh, quello è un dato di fatto nella nostra squadra. Salutiamo Barbarossa, grazie. Grazie mille. Siamo invece qua in compagnia del capitano del Fermi, Shahai. Cosa hai da dire su questa partita? Abbiamo giocato bene fino al gol dell'1-1, che secondo me abbiamo sbagliato, è stato un errore individuale, la squadra ha giocato bene, abbiamo retto, comunque abbiamo fatto dei cambi che i giocatori cambiati non erano dello stesso livello, però noi siamo umili e giochiamo e continuiamo così. Possiamo vincere altre due e puntare a fare. Ma anche per voi, scusa, l'ultima domanda, avevamo sempre intervistato Pietro Campazzo, il vostro rappresentante d'istituto. Anche lui ci ha detto che avete avuto molte difficoltà. Ti senti comunque di dire che sei contento della serata della tua squadra? Perché contento. Il primo tempo, nonostante il risultato, il primo tempo non avete giocato male, anzi avete sicuramente meritato. Primo tempo non sono usciti dalla metà campo, hanno fatto mezzo tiro in porta, abbiamo fatto tre fisiche, hanno fatto tre miracoli nel loro portiere, un palo lì che si entravano, un gol lì sbagliato davanti al portiere, sul gol, cosa c'è da dire? Poi chi commenta? Ovvio, uno guarda sul giornalino e dice 3-1 Deledda Fermi, cazzo, Deledda ha meritato, se uno veniva a guardare la partita stasera non so cosa diceva. Forse gli ultimi 20 minuti ha giocato. Ti ringraziamo. Grazie, bravo. Ciao. Mister del Fermi. Invece, dopo il capitano dei Fermi, mister, ti senti di concordare con le parole del tuo capitano? Non so quello che ha detto perché ha detto sostanzialmente che nel primo tempo avete dominato e io che ho commentato la partita mi sento di dire comunque è stato così. Cosa hai da dire invece del secondo tempo? Perché sono viste due squadre in campo. No, sicuramente abbiamo dominato il primo tempo, abbiamo tenuto anche bene. Poi nel secondo tempo abbiamo fatto un po' di cambi, sono entrato anch'io a giocare davanti perché comunque tra iscrizioni e tutto non si poteva fare tutto completo, 18 persone, ne abbiamo portate 15, abbiamo fatto quello che abbiamo potuto, se entra il tiro davanti dell'11 siamo già 2-1 per noi, invece poi loro, noi presi dalla stanchezza ci è mancato un po' il fiato e loro in contropiede ci hanno massacrato anche con il numero 9 a cui devo fare i complimenti, purtroppo è espulso, però ha fatto una grande partita. Non posso per le prossime partite ti aspetti sicuramente delle prestazioni migliori? Sicuramente anche mi sono entrato ma non ho potuto dare il massimo, speriamo facciamo di facciamo comunque i complimenti al Fermi perché comunque il primo tempo ha dimostrato di essere una squadra insidiosa. Grazie mille, arrivederci. Invece qui siamo con l'allenatore, direi, del Redda. Cosa gli hai detto negli spogliatoi ai tuoi giocatori? Cioè in primo tempo vi hanno schiacciato letteralmente, il vostro portiere vi ha tenuto a galla anche all'inizio del secondo tempo, poi una metamorfosi totale, avete fatto una partita impressionante nel secondo tempo. In realtà bastava solo motivarli, poi ci è andato anche bene, diciamo, possiamo dirlo che per 50 minuti la palla l'abbiamo vista sì e no, poi con un pizzico di fortuna è la nostra bavula perché non ci si può dire che non siamo stati bravi, l'abbiamo portata a casa questa partita. Perché io in telecronaca ho detto che nel primo tempo la vostra coppia d'attacco ha inciso veramente pochissimo. Nel secondo tempo sono usciti tutti e due, un tandem d'attacco impressionante. Avete anche intenzione di dare filo da torcere sia al Doria che al Colombo che sono in girone con voi? Perché sono sicuramente le due squadre migliori, forse dal punto di vista tecnico. Però voi avete dimostrato di essere comunque insidiosi stasera. Ci mancherebbe, siamo qui, già che abbiamo vinto adesso non possiamo pensare a non passare. D'altra parte bisogna divertirsi, ma se vinciamo è sempre meglio. Grande mister! Grazie ai giocatori, salutiamo il mister Tenderetta, complimenti. Ciao mamma! E siamo invece in compagnia dell'organizzatore del torneo, Carlo Barile, che stasera ha vissuto una serata di alti e bassi, però in generale una sintesi della serata, sei contento? Molto soddisfatti, ringrazio in primis Radio Jeans, Chroma Vision, Francesco Facelle, Davide Zaccaria e il buonissimo Filippo Romanengo che è sull'altro campo a dirigere e a sorvegliare tutto. Penso che abbia vinto il Cassini e non ho ancora sentito l'allenamento. Il parziale del primo tempo era Cassini 1 Marco Polo 0, potrebbe essere un risultato comunque che è rimasto tale nel secondo tempo. Io ringrazio anche il mio socio, anche se non è qui presente oggi per motivi di lavoro, è a Londra,
per la collaborazione, ringrazio tutte le squadre, siamo pronti poi per il derby del 3 marzo di Doria Colombo. Aspettiamo tantissimi tifosi sugli spalti, sono previste delle bellissime coreografie, lo sapete voi di Radio Jeans questo? Noi sappiamo tutto, io sarò in telecronaca, cercherò di portare avanti una telecronaca imparziale da ex colombino, però sarà una partita sentita. Abbiamo purtroppo visto un episodio semplicemente spiacevole sugli spalti, vuoi parlarcene tu o comunque fare un ammonimento all'inizio del torneo per il proseguimento, così magari eviteremo di vederne altri. Colgo l'occasione per fare i complimenti alla tifoseria dell'Edda, tifoseria corretta, pulita, simpatica, molte ragazze sugli spalti, così ci piace molto. Anche lo striscione diceva tutto. Lo striscione, ho visto, bellissimo striscione, complimenti per la fantasia. Ci complimenti. Comunque mi spiace raccontare l'episodio negativo che è avvenuto qui a bordo campo, degli sputi da parte dei supporters del Liceo Fermi. Speriamo che per le prossime partite abbiano capito l'ammonimento, se no saremo costretti a squalificare dal torneo l'Istituto Fermi. Ma noi, questo non è il nostro obiettivo, perché sono amico del rappresentante del Fermi e di tutta l'organizzazione dell'Istituto Fermi, quindi sono convinto che sia stato un momento negativo che non si ripeterà più. Però invitiamo la massima correttezza, scusate ma sono emozionato a parlare davanti alle telecamere di Chroma Vision e di Radio Jeans, quindi invitiamo alla massima correttezza sugli spalti. Comunque ringrazio tutti, è stata una bellissima serata, ci vediamo lunedì 3 per il derby Doria Colombo. Chiudo ricordando a chiunque vedesse che si possono seguire sempre le dirette delle partite o su Sky sul canale 8860 oppure sul digitale terrestre al canale 870 oppure direttamente dal sito internet di Radio Jeans, dove potrete vedere on air tutte le dirette radiofoniche delle partite. Vi ricordiamo lunedì prossimo alle 21.30 a Carignano, parlo ai tifosi, a chi vorrà seguire la partita, il derby Doria-Colombo fra i due licei classici di Genova. Mi raccomando, vi vogliamo carichi, sarà una partita sentitissima sugli spalti e in campo. Passo un attimo il microfono a Federico Brignaca, vi saluto e ci vedremo alla prossima occasione. Una cosa che il buon Alessio non ha detto è che i risultati e alcuni commenti, articoli da parte di noi di Radio Jeans saranno disponibili anche sulla rivista Zainet, che sarà in distribuzione alla fine delle partite. Una rivista mensile, quindi non avrà un aggiornamento costante, ma sarà comunque fruibile da tutti. Grazie.